Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi stiamo assieme come sempre un'oretta circa. Nella seconda parte avremo con noi Tiziana Sandrinelli, presidente regionale del FAI. Nella prima parte è tornata a trovarci la professoressa Vanessa Nicolini, docente di anatomia all'Università di Trieste. Grazie professoressa, buonasera. Prima di incominciare a parlare con la professoressa Nicolini, volevo anticipare che la puntata di venerdì, quindi di dopodomani, di Trieste in diretta sarà una puntata un po' particolare, perché durerà un'ora come tutte le altre, però durante tutta la puntata presenteremo il nuovo libro della collana d'arte della Fondazione CR Trieste dedicato a Tullio Crali, quindi insomma sarà una puntata e sarà quella la presentazione ufficiale del volume, perché sapete che manca ancora parecchio prima che si possa tornare alle conferenze, alle presentazioni, eccetera. Siccome il volume è già pronto, la Fondazione ha deciso di presentarlo attraverso di noi e quindi noi ci stiamo già preparando per l'appuntamento di venerdì. Allora, ciò detto, passiamo... professoressa, è una domanda che adesso ogni medico in questo momento un po' si aspetta, no? Sia che sia come dire, specializzato effettivamente in questioni che hanno a che fare col coronavirus, sia che sia che so, un dentista piuttosto che... però insomma, come... secondo, mettiamola così. Che cosa ci sta insegnando questa esperienza che nessuno di noi avrebbe voluto, come dire, intraprendere? Però immagino che alla fine anche insegni qualche cosa. Secondo me ha insegnato diverse cose. Dalle cose forse più semplici, che magari abbiamo fatto meno caso nel tempo, cioè il mantenimento di una distanza normale fra le persone, nei locali ad esempio, dove molto frequentemente le persone sono anche troppo vicine, all'igiene di base che finalmente è mantenuta nella modalità in cui dovrebbe esserlo già normalmente, e a utilizzare, come nel caso dell'università ad esempio, delle nuove piattaforme tecnologiche che consentono di fare ciò che si faceva in presenza a distanza. Insomma, il classico motto vicini, cioè lontani e vicini contemporaneamente, no? Cioè, una cosa che abbiamo imparato da poco, che in realtà non avevamo minimamente immaginato che mai potesse succedere. Chiaro che non è stata una cosa piacevole, non lo è ancora, perché è chiaro ci sono molti divieti, molte limitazioni e non siamo abituati né come popolazione ad avere delle limitazioni anche proprio nei rapporti interpersonali, però sicuramente ci ha insegnato a essere più rigidi per l'igiene che è necessaria a prescindere dal Covid e, ripeto, utilizzare una modalità diversa per avere rapporto con le altre persone, non soltanto fisica all'italiana maniera, ma anche, voglio dire, attraverso una piattaforma, attraverso WhatsApp, telefonate, videochiamate. Cioè, io ho scoperto un mondo che prima onestamente tralasciavo perché avevo la facilità di incontrare le persone, insomma, fisicamente. E le chiedo ancora questo, poi dopo passiamo ad altro, soprattutto anche all'argomento della puntata. Io lo noto anche parlando con parecchia gente, eccetera. C'è adesso una, come posso dire, una certa, diciamo, fastidio, forse il termine è esagerato, ma comunque un certo, diciamo, una certa irritazione, dai, in merito a tutte le opinioni che circolano sui giornali, eccetera. Prendi un giorno il Corriere, leggi A, magari due giorni dopo sul Corriere leggi B, quello che diceva B su Repubblica il giorno prima dirà C due giorni dopo. È anche inevitabile che ci sia questa discordanza, visto che si tratta appunto di qualcosa che non si conosce, eccetera? Sicuramente non è
è difficile dare un'opinione certa a una cosa che non si conosce. Questo deve essere il punto di partenza di capirlo. È vero però, d'altra parte, che ci sono state tante opinioni contrastanti. Credo che è ovvio da una parte che non possiamo dare delle opinioni su una cosa che non conosciamo, dobbiamo fare una statistica, dobbiamo capire esattamente di cosa stiamo parlando per poter fornire un'opinione. È ovvio che ci chiedono un'opinione, per cui dobbiamo cercare di dare l'opinione che probabilmente è quella che in quel momento ci sembra più corretta, che probabilmente magari non lo è, però è vero che onestamente ci sono state un sacco di opinioni troppo contrastanti e le persone hanno bisogno, credo, di una linea guida su cui muoversi. È anche vero che forse c'è una certa responsabilità in questo anche da parte degli organi di informazione, che non hanno, diciamolo, non abbiamo gestito a livello globale, non abbiamo gestito al meglio, soprattutto forse le prime fasi dell'emergenza. Questo è un altro spunto però, perché questa è un'altra modalità che abbiamo imparato, abbiamo conquistato un punto in più. Qualunque altra cosa succeda, partiamo da una base sicuramente conosciuta, sappiamo come comportarci, sappiamo come fornire le informazioni, quindi credo che nel male abbiamo imparato qualcosa. Allora, parliamo invece, professoressa, del tavolo anatomico digitale. Noi ne abbiamo parlato, credo, ben sarà un annetto fa, no? Se non mi sbaglio. Intanto che cos'è? È un sistema virtuale, giusto per rimanere in tema, visto che parlavamo di piattaforme informatiche, su cui possiamo fare una simulazione di ciò che normalmente si fa in anatomia patologica in sala settoria. È un sistema virtuale tridimensionale che ci consente di osservare il corpo umano in fettine sottili quanto desideriamo, in modo tale da poter fare quella che si chiama anatomia topografica, cioè capire sostanzialmente in quale rapporto sono situati gli organi fra di loro. Cioè, tendenzialmente l'anatomico classico insegna un'anatomia che possiamo definire sistematica, che è un po' quella delle scuole superiori, no? Quella dove si fa l'apparato respiratorio, l'apparato digerente e così via. Questo è soprattutto in un corso di laurea sanitario, come può essere odontoiatria o medicina o igiene, che sono quelli dove insegno io, è un taglio troppo limitativo, perché è importante sapere i rapporti fra le varie strutture, quali tessuti si intercalano fra ogni organo e anche quali entrate chirurgiche possiamo fare da un punto ad un altro. Questa è l'unica, diciamo, modalità storica che esisteva per fare questo, era il tavolo di sala settoria, no? Quello che classicamente Tra stava. L'altro, forse con lei ho già fatto questa domanda, ma insomma la rifaccio perché ha un fascino anche letterario e cinematografico. Fino a qualche anno fa, so che non è proprio un tema, ma l'esigenza effettivamente da parte dei medici, immagino nell'Ottocento, di procurarsi i cadaveri, che sono al centro fra l'altro di un bellissimo racconto di Stevenson, se non mi sbaglio, La Iena, non vorrei sbagliare, c'è anche un film, non erano esigenze, come posso dire, da film horror o da racconto horror, erano proprio esigenze di chi studia, perché come poteva fare altrimenti? Assolutamente, cioè è necessario in modo assoluto sapere come sono rapportate le varie strutture, perché ci consente di poter avere degli interventi meno invasivi nel momento in cui li dobbiamo effettuare. Quindi, diciamo, dando un'occhiata molto in avanti, no? Guardandolo con un ampio respiro, è necessario strutturare, avere i mezzi a disposizione per fare un'anatomia che sia impostata clinicamente, in modo che sia semplice passare dall'anatomia alla medicina generale, alla chirurgia e quant'altro, no? Questo tipo di mezzo ce lo consente, perché possiamo fare N prove e ricominciare da capo, perché chiaramente fisicamente com'è? A vedere che cosa si vede? Ah, è una, come dire, è una sorta di lettino abbastanza pesante peraltro, che si può muovere perché ha quattro rotelline, può stare in una posizione orizzontale o verticale, come preferisce, un touchscreen, per cui è tutto via pressione, è circa lungo 1,70 m
e largo una quarantina di centimetri, diciamo, ecco. A disposizione è un sistema che si basa, insomma, gira su Microsoft e fondamentalmente può scegliere da 4 a 6 corpi. Nell'ultimo aggiornamento hanno aggiunto ulteriori 2 corpi, sono divisi in maschi e femmine di diverse etnie, di diverse età, e in questo modo è possibile vedere anche le differenze, insomma, che possono eventualmente esserci. L'anatomia è una materia che dal punto di vista delle differenze fra un soggetto A, un soggetto B, un soggetto C, le ha tutte. Ah, okay. È una materia infinita che si inizia a studiare non si termina più. Uno potrebbe pensare proprio il contrario, no? Cioè dire, questa è la così è, non così è se vi pare, così è, eccetera. Invece... No, è molto, molto, molto variabile, perché non tutti i vasi passano esattamente nella stessa posizione, non tutte le strutture passano nella stessa posizione, sono conformate o sono grandi uguali, voglio dire, sì. Gran parte delle persone hanno 2 reni, ma molte ne hanno 3. È importante sapere, nel caso in cui ci si trovi in questa situazione, dove può essere localizzato. Ci sono dei range, insomma, in cui ci si muove, no? Ma lì, per esempio, in questo caso, come ci si accorge? È tramite diagnostica prevalentemente, ah, okay. Per immagini. Cioè non è che uno va di più in bagno? No, cioè, forse per diagnostica, c'è qualcosa. Per immagini capita di poter osservare questa cosa, oppure per eventuali patologie residue nell'organo sovranumerario, no? Per non cui può capitare anche questo. Ma per esempio, ci sono, lei diceva, 6 corpi, no? Sì. a disposizione, e sono corpi che presentano a loro volta delle caratteristiche particolari, cioè, che posso fare una domanda strana, sono corpi sani, sono corpi dove si può, virgolette, aggiungere al computer, allora, una patologia, qualcosa? Sono di base, così come viene fornito dall'azienda che insomma lo produce, che è americana, i corpi sono sani. Ok. Però quello che ha di interessante questo sistema è che, ringraziando il cielo, è flessibile. Il che significa che io posso importare diagnostica dei nostri pazienti, naturalmente dopo averli resi anonimi, certo. No? E quindi poter guardare sul lettino quelle che sono eventuali altre differenze fra il paziente A, B, C, D e così via. È un sistema che non soltanto serve alla didattica, perché diciamo sarebbe forse limitativo se io dovessi descrivere il tavolo anatomico solo per la didattica, perché in realtà è molto utile, e anche il suo utilizzo all'interno di quello che è la clinica, no? Per esempio la simulazione del caso clinico è utilizzabile facilmente anche all'interno dei programmi delle scuole di specializzazione medica o delle scuole di specializzazione odontoiatriche, dove nella norma lo utilizzo. Perché permette di poter guardare il caso clinico specifico di quella specialità. Ho capito. Per cui è un sistema flessibile, è un sistema buono che non può sostituire l'anatomia da sala sottoria, ma non credo che nemmeno lo debba fare. Io credo che debba essere un sistema semplice, perché gli studenti possano, o i colleghi che vogliono verificare, magari studiando un caso clinico in più di una persona, poterlo verificare, cambiare, capire qual è la modalità migliore per fare un'entrata chirurgica. Per ecco, volevo chiedere questo. Questo tipo di... come lo chiamate? Strumento? Sì. Diciamo il nostro nome classico è il nostro tavolo virtuale. Il nostro tavolino virtuale. Allora, il tavolo virtuale può avere un'utilità anche, per esempio, mi sto chiedendo, perché a suo tempo me ne ero occupato, per mm-hmm. esempio, molto spesso si va verso l'utilizzo della chirurgia robotica, no? Mm-hmm. O anche la possibilità. Questo può aiutare, per esempio, il chirurgo, può essere utilizzato anche per far pratica o no? Può essere utilizzato in una pratica che non definirei pratica effettiva. Sì, ho capito, cioè, definirei come studio delle entrate chirurgiche. Lo capisci, immagini. Sì. Nel senso che posso utilizzarlo per capire qual è la migliore entrata chirurgica da fare all'interno di una determinata area per evitare di essere invasiva. Ecco, ho capito. Questo sì,
perché c'è tutto un sistema di metratura interno al tavolo che io posso utilizzare per capire il grado di inclinazione o capire le dimensioni. Ci sono una serie di bisturi virtuali che mi consentono di fare la prova, la simulazione d'entrata. E quindi questo sì, questo può essere utile soprattutto per chi ha necessità di fare la pratica o per interventi che sono particolarmente complessi, no? Che magari escono un po' da quello che è la routine chirurgica. Sì, 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 sì. Allora a quel punto sì, però non ha un legame specifico. Non ha un legame specifico diretto. Ma immaginavo no. Che nel momento stesso in cui ho fatto la domanda pensavo già alla risposta, insomma, vabbè. Ed è a disposizione, è a parte degli studenti, ma è comunque a disposizione dell'ospedale, cioè, sì. Come funziona? È una strumentazione del Dipartimento di Scienze Mediche. E insomma una buona parte del personale un ITS convenzionato con l'azienda ospedaliera chiaramente fa accesso, insomma basta prenotarlo e andare, ecco. E non c'è nessun problema ad utilizzarlo per nessuno dei medici o dei chirurghi che ne avesse la necessità, insomma, per fare la simulazione. Però passa sotto di lei, lei autorizza. Diciamo che io sono molto, molto attaccata al mio tavolo, ecco, perché insomma, in effetti è una cosa a cui tengo molto, perché mi permette di fare la didattica che ho sempre sognato di fare, cioè quella che si fa molto nei paesi anglosassoni, un pochino magari meno in Italia, e che permette di poter rendere le cose fluide, di poter spiegare molti tipi di anatomia nella stessa lezione senza diventare pesanti, cioè è un mezzo che aiuta molto gli studenti, gli specializzandi, ma anche me che lo devo utilizzare. È possibile, vediamo se riesco a formulare la domanda in maniera intelligente, nel senso, durante una lezione con il tavolo anatomico, no? È possibile, immagino, anche cambiare il corpo a disposizione. Questo avviene con velocemente oppure? Mediamente veloce, nel senso che deve fare l'uploading del corpo, ma il corpo effettivamente è visualizzabile tridimensionalmente, ma in realtà è costituito da un insieme di sezioni che lo formano nel suo spessore. Quindi nell'uploading deve fare l'uploading di tutte le sezioni. Ah, ho capito. Quindi ci vuole un attimino, ma insomma è questione di qualche minuto. Tendenzialmente sì. Noi facciamo l'uploading di più di un corpo bypassare un corpo con l'altro al momento. Questa tecnologia quando è sorta e quando si è sviluppata? Questa tecnologia è nata prevalentemente negli Stati Uniti da un'azienda californiana, e questo probabilmente perché avevano necessità di ridurre un po' quelli che sono i problemi da avere tanti corpi a disposizione degli studenti, no? Perché chiaramente ci sono problemi al di là del problema del corpo in sé per sé, ma anche tutto il problema della fissazione, una serie di problematiche di vario genere, per cui credo che sia nato per ovviare a questo problema, o quantomeno per poter fare un numero di studenti maggiori che possano osservare le varie strutture anatomiche senza dover ruotare sullo stesso corpo utilizzando sempre lo stesso, no? E credo che abbia ormai ad oggi un 7-8 anni di vita sicuramente, però ha diciamo come tutte queste piattaforme viene frequentemente aggiornata. E in ogni aggiornamento vengono uploadati dei nuovi corpi o vengono uploadate delle nuove immagini anche di istologia, perché non è solo un tavolo anatomico, nel senso che si vedono strutture di anatomia come dire macroscopica, ma anche strutture di anatomia microscopica, per cui si possono vedere, non so, supponiamo che di avere il corpo davanti, no? Io seleziono il corpo, seleziono i polmoni, poi posso bypassare l'interfaccia di anatomia, fare vedere il tessuto polmonare. E quindi io sul tavolo, praticamente dividendolo virtualmente in due componenti, il tavolo, da una parte vedo l'anatomia macro e dall'altra la micro. Quindi mi permette di fare un discorso molto più ampio, no? E come vengono, diciamo così, costruiti i corpi, cioè sono riprodotti dei corpi veri? I corpi sono veri. C'è tutta una metodologia abbastanza complessa di inserimento dei corpi all'interno di parte la fissazione e tutta la serie di altre procedure, insomma, che sono chiaramente utilizzate già normalmente soprattutto nei paesi anglosassoni, in alcuni posti anche in Italia, per avere i corpi sempre disponibili, insomma, senza ovviare alle
agli ovvi problemi che possono avere quando vengono utilizzati soltanto a scopo didattico, chiaramente. Però diciamo che una volta che sono stati fissati vengono inseriti una sorta di gelatina, per così dire, e poi vengono fatte delle sezioni, quindi in una parte sono sezioni reali, nell'altra parte sono sezioni virtuali che si ottengono con la risonanza magnetica, con la TAC, ed è un, come dire, una sovrapposizione di informazioni che formano questo corpo tridimensionale sul lettino anatomico. E questo adesso si sa, no, che molto spesso per uno studente di medicina l'impatto con la sala settoria è piuttosto, come dire, è piuttosto difficile, eccetera. Questo fa superare anche questo tipo di problematiche, oppure, come dire, o prima o dopo dovrà comunque fare i conti con un corpo vero? Sì, assolutamente sì, prima o dopo dovrà fare i conti. No, questo non aiuta a bypassare il momento che tutti abbiamo avuto, insomma, ecco, che non è, fa parte della cultura di chi fa queste cose, insomma, per cui deve trovarsi davanti al corpo e deve capire che c'è un'etica nel trattare il corpo e poi deve imparare tutte quelle che sono le procedure per farlo, ma facendolo sempre con un profilo etico, insomma, che deve caratterizzare chi lo sta facendo in quel momento. Da questo punto di vista forse il tavolo è diverso, nel senso che lì è un'immagine. Sì, quindi ecco, uno magari... Quello che è particolare di questo sistema è la velocità che posso mettere io per aver imparato a utilizzare quel tavolo e la velocità che mettono i miei studenti. In che senso? Io ci ho messo un pochino per impararlo, perché insomma ci sono molte interfacce, molti strumenti da utilizzare. I miei studenti vanno, diciamo mezz'oretta, abituati, essendo nativi digitali, no, classici, imparano a utilizzare quel tavolo in un secondo e sono bravissimi, mi danno un sacco di soddisfazione. Ma pensavo mi danno un sacco di nervi. sono bravissimi. Però volevo chiedere anche questo, e qui la porto su un territorio un po' mio, perché insomma, sono molti, no, in questi anni effettivamente i romanzi dove... insomma, come si chiama, che Scarpetta è un anatomo patologo. Sì, sì. Non mi ricordo il nome della Patricia Cornwell, se non mi sbaglio. È un anatomo patologo. Sono tantissime poi anche le serie televisive, pensiamo a CSI. Io poi vedo una britannica che si chiama Silent Witness, dove proprio il clou avviene veramente in una sala settoria, eccetera. Mi verrebbe da chiedere, è indubbio che ci sia un fascino, perché se no non si insisterebbe su questo, però se lei ha avuto modo di analizzare, c'è un certo realismo quando la letteratura e il cinema, la letteratura gialla, logicamente il cinema, trattano questi, cinema e serie TV, trattano questi argomenti, oppure, perché si vede ogni tanto scritto scientific consult, però è vero, cioè c'è quello che noi vediamo probabilmente, posto che è utile alla narrazione, eccetera, certo, però è, diciamo, abbastanza realistico? Ma ci sono certi, ed anch'io guardo le stesse cose, premesso questo, ma essere deformazione professionale. Devo dire che in alcuni, ad esempio nei romanzi della Cornwell, che a me piace leggere, ecco, ovviamente, devo dire che sì, sono abbastanza realistici. Perché la modalità in cui arriva il corpo, la modalità in cui si approccia a fare un determinato taglio sul corpo, il primo taglio che si fa, sì, sono assolutamente realistici. Credo che un po' il fascino sia, in questo caso specifico, quello dell'ignoto, no? Quello di scoprire la causa di una determinata problematica. Ecco, quello che ciò che questo potrebbe in qualche modo distrarci, o comunque si potrebbe essere portati a pensare che il lavoro in sala settoria sia soltanto un lavoro di autopsia e quindi sia soltanto un lavoro, come posso dire, collegato per forza di cose ad un giallo, ad un qualcosa. Mi pare di capire che in realtà non è così, cioè quella è una parte del lavoro. Quella è una parte.
è una parte che è un po' più legale, per così dire, no? Tra virgolette, però chiaramente nella pratica normale la cosa non ha uno sfondo di questo genere. È più che altro, forse, come posso dire, il fine è sempre un po' particolare, perché tu vai sempre a ricercare la motivazione per cui è accaduta una cosa, sì, indipendentemente dalla scena del giallo, voglio dire, ma anche la patologia, qual è stato il primo locus, sì, ad esempio, no? Ecco, per cui è una cosa che è affascinante perché anche per questa ragione. E per esempio, dall'idea, ma ripeto, sempre a chi legge queste cose ogni tanto, eccetera, ne Il settore come si innova? Cioè, dà l'idea di qualche cosa che sia fisso, cioè il corpo umano, cioè, quello è. Però immagino anche che ci debba essere per forza un'innovazione, perché se no non avrebbe senso studiarla l'anatomia. Ma l'innovazione è dovuta alla modalità in cui prendiamo la materia, nel senso che l'anatomia è una materia che può essere estremamente trasversale. Per cui nell'analizzare l'anatomia è necessario analizzare dal punto di vista istologico, dal punto di vista molecolare, dal punto di vista biologico, e sia il lato molecolare che il lato biologico sono in continua evoluzione e quindi consentono a questa materia di rinnovarsi ogni giorno, perché ogni giorno escono anomalie anatomiche, escono modalità di osservare le patologie in modo differente, che sia con la risonanza magnetica, che sia con la TAC, che sia con altre tipologie di diagnostica per immagini, e in ogni caso si riferiscono all'anatomia. Per cui, essendo molto trasversale ed essendo molto centrale rispetto a tutte le altre materie specialistiche, è chiaramente in perenne evoluzione. E anche in questo caso gli strumenti, le dotazioni tecnologiche si rinnovano, sì, di continuo. Sì, basta pensare, voglio dire, all'estrazione del DNA, all'estrazione dell'RNA, allo studio anche della conformazione di determinate di componenti che possono essere utilizzati per poi riuscire a capire come si sviluppa una patologia. È necessario capire sempre il normale per poter arrivare al patologico. Allora, io ho avuto modo una volta, non è che l'avessi, veramente mi è caduto l'occhio, nel senso, sulle immagini di una TAC, ma non sul, come si dice, sulla quello che ti danno per, sì, dopo portare dal medico, proprio mentre si fa la... Devo dire, TAC, insomma, fa un po' strana sta cosa, eccetera. Vediamo se riesco anche in questo caso a fare una domanda, a venirne fuori in maniera intelligente, perché mi sa che mi sono impantanato. Nel senso, c'è una parte, diciamo così, anatomica, come posso dire, che esercita un fascino particolare, cioè che, non so, è fatta meglio delle altre, è più, come dire, è più... è fatta meglio, insomma, oppure fondamentalmente non ha un grande senso come domanda. Se non ha senso, ma per chi la spiega, intende? Anche da vedere, nel senso... Ma secondo me, forse, almeno dal mio punto di vista, ma penso perché probabilmente è il taglio che io preferisco dare. Detta così... È proprio così, è l'anatomia topografica. C'è un po' quello che ha visto lei nella TAC, perché consente di poter proprio vedere come si rapportano le strutture, no? Ed è quella che proprio mi fa più piacere spiegare, perché è molto clinica, è un'anatomia molto clinica, è molto interessante, credo, anche per chi la spiega, sicuramente, perché permette di fare un discorso molto ampio, di poter parlare molto, ma proprio molto ampiamente dell'argomento, non è restrittivo. E credo anche per chi l'ascolta, perché ha sempre una finalità clinica, che è un po' la motivazione per cui i ragazzi, insomma, vogliono venire a fare quel corso. Noi quando parliamo, ormai le TAC, ecografie, diamo tutto quanto per acquisito, no? Nel senso, uno magari resta anche male quando viene a sapere che magari verrà operato secondo le tecniche tradizionali e non con laser o con tutte queste. Io mi chiedo sempre, cioè, però è anche vero che a questo tipo di strumenti, a questo tipo di possibilità, si è arrivati per gradi, no? Sì. Ma mi pare di capire anche che da un certo
da qualche anno a questa parte c'è stata un'accelerazione, io credo che di TAC e di queste cose qua, da quando si parla degli anni 90, 80 sì, probabilmente. Sì. No? Sì, sì. È un po', sembra strano non notare che da un certo periodo a questa parte c'è stato proprio un progresso. Il progresso è relazionabile anche alla capacità di calcolo, no? Alla capacità di calcolo dei dati, cioè tutta la parte adesso, tanto più con i big data, per cui sarà possibile calcolare una massa di dati molto maggiore, quindi spingerà moltissimo questa tecnologia verso altri lidi, dove potremo vedere cose sempre più piccole, sempre più perfette. Mi pare che questo poi serve anche, tra le tante cose, esatto, anche ad andare proprio, esatto, su quello specifico punto. Quello è il punto d'arrivo principale di tutto, è quella che si chiama la chirurgia tagliata sul paziente, no? Per tailored. Cui, esatto, la famosa tailored, perché in pratica così noi riusciamo ad andare direttamente sul locus necessario, insomma, senza avere dispersioni. Che questo è ormai anche il presente in parecchi casi. Esatto. E il futuro sarà sempre più... Sì, sempre più mirato. Sempre più mirato. Sempre più mirato. C'è una battuta, chiudo così perché forse l'avrà già sentita, ma perché è bellissima, c'è una battuta di Woody Allen sulla colonscopia. e dice, ma fin dei conti uno che ha fatto la colonoscopia non deve aver paura di morire, perché la colonoscopia è la stessa cosa, sei là, fluttui, non capisci bene quello che ti sta succedendo, eccetera. Il problema è che la vita somiglia al giorno prima della colonoscopia. Detta poi da un ipocondriaco. Infatti. Professoressa, la ringrazio moltissimo per essere stata con noi. La professoressa Vanessa Nicolini, docente di anatomia all'Università di Trieste. Grazie e buon lavoro. Grazie. Dopo la pubblicità sarà con noi Tiziana Sandrinelli, presidente regionale del FAI. Trieste. Dov'è? Seconda parte di Trieste in diretta, ho perso un po' la cognizione delle inquadrature. Sono giusto, regia? È corretto, buon, perfetto. Allora, mi sono un po' spostato, adesso vedo di rimettermi un attimo, di centrarmi un pochettino, credo che così vada bene. Ospite, come annunciato, Tiziana Sandrinelli, presidente regionale del FAI, grazie per essere tornata nei nostri studi, perché pian piano, insomma, ci stiamo anche noi, stiamo tornando ad una certa normalità, quindi noi sistemiamo gli ospiti nello spazio di Ring. Stiamo distanti, ma insomma già sono qua e già è un'ottima cosa. Allora, incomincio anche con te con la domanda che tocca a tutti, insomma, no? Declinare l'attività, in questo caso del FAI, in periodo di lockdown, perché poi viene fuori che in realtà tutte le attività, tutte le realtà che per una ragione o per l'altra, chi più chi meno, hanno dovuto sospendere la propria attività, diciamo, a contatto con la gente, a contatto con il pubblico, poi in realtà hanno lavorato ugualmente, insomma, sì. No? Non è che è finito tutto e cosa. Immagino anche voi. Allora, intanto noi ci siamo trovati a dover sospendere e annullare poi le giornate di primavera. Che sarebbero capitate di lì a poche settimane. Pochi giorni, insomma. Fa conto il 21-22 di marzo. A poche settimane, insomma, sì. E non si sapeva cosa fare, perché non c'erano sufficienti notizie. Non... E poi piano piano si è fatto largo tra i volontari proprio la voglia di fare qualcosa, veramente. Intanto devo dire che giravano tanti video, tanti in WhatsApp sull'Italia. Questo è una cosa che veramente mi ha aperto il cuore. C'erano immagini di montagne, di mare, di città,
E quindi si sentiva che c'era questo desiderio anche da parte della gente. Poi devo dire, il FAI ha fatto un lavoro straordinario di video su Facebook rispetto ai propri beni, veramente notevole. Però c'era proprio voglia di tornare a fare qualcosa. E quel qualcosa è nato ed è quello che avverrà questo fine settimana. Praticamente apriremo questo sabato e domenico, quindi 27 e 28, dei beni aperti, cioè all'aperto. Non possiamo fare nulla al chiuso e non vogliamo fare nulla al chiuso, e con tutte, in assoluto tutte le i protocolli rispettati, il numero di persone adeguato, le distanze, le mascherine, eccetera, faremo delle visite all'aperto. Questo, devo dire, a me personalmente riempie di gioia, perché... Beh, intanto anche perché significa comunque anche esserci, nel senso... Intanto esserci. Noi volevamo tenere alta la bandiera, dire ci siamo, ed è per questo che abbiamo anche, per dire la verità, aspettato il nazionale, perché sapete, gran parte dei beni FAI sono in Lombardia e in Piemonte. Io ho sentito delle persone che lavorano nel FAI, dei capi delegazione, dire lavoravamo in marzo con le cuffie e la musica sparata per non sentire continuamente sirene delle ambulanze. Loro hanno avuto veramente, abbiamo perso 6 volontari in Lombardia, quindi è una cosa che ha toccato molto, ma noi veramente volevamo tenere la bandiera alta, dire ci siamo, torniamo a esserci, e soprattutto anche veramente questo aspetto di incontrare i visitatori. Questo è una cosa bella. Noi quando apriamo i beni abbiamo le file, incontriamo le persone, vediamo la soddisfazione, vediamo l'interesse negli occhi. Il volontario, che non riceve assolutamente niente proprio perché è volontario puro, viene gratificato proprio da un grazie, viene gratificato da un sorriso, da uno sguardo. A noi manca questo rapporto, ci è mancato, e quindi abbiamo aderito immediatamente. Quindi la prima cosa che mi rende contenta è questo. E poi c'è un'altra cosa, proprio è il cosa apriamo che mi rende contenta, perché è da un po' di tempo che mi sento molto soggettivamente attratta proprio dall'ambiente, dalla terra, dal paesaggio. Il FAI ha fatto molto in questa direzione, no? Però capita di più, è più facile in un certo senso coinvolgere le persone su un palazzo che apri, su una chiesa che posso capire, vai a raccontare, no? Il luogo all'aperto crea più, intanto è aleatorio il tempo, non si sa, fa bel tempo, fa brutto tempo. Per esempio qui a Trieste avevamo aperto tanti tanti anni fa, ormai più di una quindicina, e non l'abbiamo più ripetuto per quel problema del tempo. Il Parco di San Giovanni, che merita di essere visitato, perché è un esempio straordinario, no, di queste costruzioni all'inizio del secolo, dove l'architettura e la bellezza fanno parte integrante della cura, quindi un qualcosa di veramente all'avanguardia e da mostrare, da condividere. Però diluviava quel giorno, e quindi cosa fai? Tu lavori per mesi e mesi per preparare tutto, e poi... Sì, non è una gita si annulla, si sposta, ma questo e quindi è più difficile. Però in questo momento credo che ci sia un grande desiderio di stare all'aperto, ma non perché non si può stare al chiuso, è il desiderio di tornare un po' in contatto con la terra, con il pianeta, con la natura proprio, no? Si ragionava un giorno proprio...
al nostro così interno, scambiavamo qualche opinione, ma tante volte diciamo, ah, oggi i bambini non sanno neanche cos'è un pulcino, no? Perché tante volte è una frase che purtroppo è anche vera, no? Eppure noi sappiamo dire il nome di tutte le piante di un parco, di un giardino? Assolutamente no. Noi non abbiamo perso questa cosa. Sì. Ecco, è ora di tornare a prendere contatto con questa parte della nostra vita, perché noi siamo nati sulla terra, non possiamo prescindere. Ho capito da questa realtà, sì, è vero. Dalla natura, dai cicli della natura, e quindi Giulia Maria Crespi, che è la nostra fondatrice, che è una donna di 94 anni con, credetemi, una visione, a 94 anni ha ancora la visione che aveva quando ha fondato il FAI 45 anni fa. Mm-hmm. Non si parlava di queste cose 45 certo. anni fa. E lei proprio ci dice, per esempio, adesso mantenete questa calma che il lockdown ha imposto a tutti, ma mantenetela nella vita e tornate anche proprio a un rapporto con la natura. E quindi dove li portate? Bellissime proposte. Allora, in provincia di Udine ce ne sono addirittura 4. La prima che è Villa Otellio Savognan, che è sullo Stella, è una villa in un'ansa dello Stella ed è proprio nel parco dello Stella, quindi una zona che è tutelata e dove ci sono esempi di flora e di fauna interessanti. E questa è una villa che è nata in realtà come una costruzione difensiva a metà del 1200 e poi nel 1300 è diventata proprietà della famiglia Savognan, una grande famiglia appunto friulana che commerciava per conto della Repubblica di Venezia con sale ed altri prodotti, e loro hanno continuato a usarla, però era sempre una fortezza. Poi quando Palmanova è stata costruita non c'era più bisogno di un'altra fortezza ed è stata trasformata in una villa. E quindi, tra l'altro, non so se dalla regia riescono a farla vedere, perché io ce l'ho qua, è questa, no? Se guardi, si vede la struttura un po' anche quasi della fortezza, sì, no? Ed è interessante perché è entrata anche a far parte dei luoghi del cuore, e chi volesse può andare sul sito del FAI e votare anche questo luogo del cuore. Guarda che bello sto stralcio qua, sì. Oggettivamente sì. Oggettivamente poi sì. A poca distanza c'è a Talmassons le Risorgive, che anche sempre in questo parco, questo approccio così di acque. E poi invece si va in Carnia, sempre provincia di Udine, a Zuglio, e non so se sai, ma è Iulium Carnico. Praticamente nel Friuli Venezia Giulia c'erano 4 città romane, una di queste è questo Zuglio, che è attaccato a Tolmezzo, quindi uno non penserebbe mai, era la città romana più a nord, più a settentrione di tutta Italia, ed ha dei pavimenti musivi all'aperto dello stesso livello di quelli di Aquileia, cioè sono in realtà molto sono all'aperto proprio, non hanno una copertura, è molto interessante da vediamo se visitare. Riusciamo a trovare un'immagine anche di questo. Desumo qua, no? Anche sì, sono le colonne, sì. Ok, sì. La chiamano anche, vedo, la piccola Pompei della Carnia, sì. Vedo qua ma scritto. Comunque, io ci sono stata una decina di anni fa ed ero veramente sorpresa, non mi sarei mai aspettata, anche cioè, da incompetente naturalmente, perché chi
ha studiato meglio, sa che ci sono questi quattro luoghi, però è del tutto inaspettato, proprio in carne, cioè, in mezzo non alle immagineresti montagne, di trovarla là, ecco. Sì. Non ti aspetteresti proprio, no? E poi c'è un'altra realtà vicino alla zona di Cividale, è un parco delle sculture Braida Coppetti, e praticamente sono 15.000 metri quadri di terreno che una volta era agricolo, che è stato trasformato in questa specie di parco dall'architetto Massimo Asquini, e che accoglie questo luogo delle sculture e delle opere d'arte di Mirko Basaldella, di Marcello Mascherini e di altri, di Manzù per esempio. Ah, quindi è molto interessante vedere come la natura può accogliere e si può anche proprio coniugare con un'opera d'arte. Quindi sono anche opere d'arte, sono anche arte contemporanea. Sì, nella... sì, sì, vedo. Sì. Che poi si inserisce anche con grande semplicità nella, nella diciamo nel, del contesto, nell'ambiente, proprio, nel nell'ambiente, contesto, sì, no? Credo sia sì, anche questa che stiamo vedendo adesso, è bellissima tra l'altro. Sì. Ok, questi sono in provincia di Udine. Di Udine. Poi abbiamo in provincia di Pordenone, a Sacile, il parco di Villa Brandolini d'Adda. È una villa che fa parte di un'azienda agricola che era già attiva nel 1780, più o meno giù di lì, ed era un'azienda agricola molto, molto valida, molto attiva. Adesso coltivano con metodo biologico e una grande attenzione all'ambiente, quindi assolutamente in linea con noi. E questo parco di questa villa viene aperto ed è un luogo veramente molto molto bello e suggestivo. Credo insomma, sia questo sia l'esterno della... E devo dire quello io non lo conosco ed è un luogo dove mi ripropongo di andare proprio domenica. Ecco, questo qua sì, lo vedo sì, ben accidenti, insomma, è bello anche questo. Sì. Allora, e poi, questo per Pordenone. Pordenone, ma ancora in provincia di Pordenone c'è il palazzo degli Spilimbergo di Sopra, e anche questo ha un parco notevole da visitare, insomma. E qua ci sarebbe voluto, anche questo è interessante. Ci sarebbe voluto Gulotta per queste cose, che è molto più rapido di me. Comunque dovrebbe essere questo, se riusciamo anche qui a farlo vedere. Lui guarda qua, che meraviglia. Accidenti. Sì, c'è una... C'è una vista molto bella, sì, dall'alto proprio una vista molto bella. Ok, Gorizia? Gorizia questa volta non ha avuto modo di... Ma si rifaranno perché stiamo lavorando ancora su qualcosina. Questa è una esclusiva che ti do, cioè che annuncio qui. Abbiamo ancora voglia di fare qualcosa. Quest'estate cercheremo di aprire e dare qualche appuntamento. Ah, ecco. Ho capito. Quindi vi racconteremo e quindi Gorizia tornerà alla ribalta in un secondo momento. Ecco. E su Trieste? Su Trieste abbiamo l'orto botanico. Ah, che è aperto botanico, tra l'altro. Che viene aperto, anche in particolare ci saranno le guide. Non è così facile organizzare, sapete, le visite, perché spostare 10 persone allora diventa più complicato, allora è meglio che chi racconta stia in punti fissi, insomma non è facile, è un modo sì, un po' più complesso, ma insomma siamo contenti, è un'esperienza nuova. Qui come bisogna fare? Prenotarsi? Questo perché poi sì, immagino allora, che... Allora, sito www.giornatefai.it, fino a venerdì pomeriggio alle 15 è possibile prenotarsi. Quest'anno è così, perché appunto il coronavirus sarà anche... impone questo. Noi chiederemo a chi vuole partecipare alle visite un contributo di
5 euro per chi non fa parte del FAI, mentre chi fa parte già del FAI e socio 3 euro. Sapete, dobbiamo, pensate, abbiamo dovuto rinunciare alle giornate di primavera, dove abbiamo 700.000 visite negli ultimi anni, quindi pensate anche a tutti i contributi che, dei volontari che abbiamo perduto, e però noi abbiamo i nostri beni che dobbiamo mantenere e portare avanti, quindi abbiamo sospeso i restauri, tranne un restauro che vi voglio dire, ed è questo, a Bergamo, dove abbiamo da pochissimo una proprietà, siamo riusciti a in questi giorni stiamo lavorando per mettere a posto proprio un giardino bellissimo di un palazzo, e riusciamo ad aprirlo proprio per queste aperture del 27 e 28 in onore veramente al personale particolare medico che e paramedico, tutti coloro che hanno lavorato negli ospedali, ma alla città di Bergamo, proprio come emblema. Come simbolo, sì, della sofferenza che ha avuto l'Italia, proprio, e come. Ecco, e questo tengo a dire anche, quest'anno il FAI desidera donare a tutti, personale, ripeto, medico, paramedico, tutti quelli che hanno lavorato, che hanno un badge ospedaliero, il rinnovo della tessera o anche la tessera di iscrizione, perché siamo stati molto toccati. Tra l'altro, come sempre ci vogliono poi questo tipo di problematiche, diciamo così, per far capire una volta per tutte, anche tu lo hai detto prima, no? I video, insomma, abbiamo scoperto quanto è bello il nostro, il nostro paese, fondamentalmente. Adesso poi purtroppo questa esperienza ha amplificato, diciamo così, la necessità di far vacanza nel nostro paese, cioè di andare a... Tutti dicono l'Italia è un paese... leggevo su Repubblica di questa settimana, c'era: togliete alla Francia Parigi, togliete all'Inghilterra Londra, beh, sono sull'Inghilterra, io sono un po'... però togliete la Francia Parigi, togliete Londra all'Inghilterra, poco hanno da far vedere. Mentre l'Italia, anche senza Roma, per dire adesso, per dire, sì, però insomma siamo pieni di cose, eccetera, le più nascoste, le più evidenti, le più palesi, eccetera. Mi par di capire che monta una certa consapevolezza, sì, da parte della gente, però il problema è poi dopo portarla, come dire, rinsaldare questa consapevolezza. Ma io credo che ci sia una grande consapevolezza che è cresciuta negli anni. Allora, faccio un esempio. Le giornate di primavera hanno 25-26 anni. Se noi facciamo un salto a 25 anni fa... Diciamo nel 90, dai, così, senza neanche... Se noi avessimo aperto quella volta lo stesso numero di beni in altrettante città, quindi l'offerta identica a oggi, non avremmo avuto lo stesso numero di visitatori. Sì, ho capito. È impressionante il numero di visite, è impressionante il numero delle persone nelle file che non brontolano, che aspettano, che... voglio dire, c'è una consapevolezza enorme, sempre più ampia. E c'è anche da parte dei comuni, ci sono comuni che si sono iscritti al FAI proprio e che lavorano insieme anche al FAI. E adesso c'è un grandissimo progetto che si chiama Progetto Alpe e che metterà proprio in primo piano l'Italia sopra i 600 metri.
Proprio perché nelle montagne, quando pensiamo in Italia alle montagne, noi pensiamo sempre alle Alpi. Sì, non pensiamo magari a... Non pensiamo all'Appennino, sì. Non pensiamo alla Sicilia, non pensiamo alla Sardegna, e invece ci abbiamo fatto e stiamo proprio portando avanti, abbiamo appena, non è ancora operativo, è già deliberato, è già... però diventerà operativo nel 21 e si parlerà di progetto Alpe e territori, i paesi oltre i 600 metri. Sapete i paesi dove la gente va via? Dove, ma abbiamo esempi, è bellissimo vedere come invece si deve cercare di migliorare la qualità della vita e di consentire proprio la vita in quei luoghi. In quei luoghi. Sì, luoghi. Beh, ci sono delle zone. Sì. E i nostri due convegni più recenti, anche l'ultimo a Parma, praticamente 15 giorni prima dell'inizio di tutto. Parma, altra zona piena di cose. Sì, cose bellissime. Però pensate loro, città della cultura, avevano preparato tutto e quest'anno è saltato completamente. Parma, ne parlavo prima con una telespettatrice che ha chiamato in diretta. Io ho scoperto solo le città, per dire la verità, però la bellezza dell'Emilia Romagna è qualcosa. Poi dopo è logico, perché è bella l'Emilia Romagna come è bella la Liguria, in questo momento sono concentrato sull'Emilia Romagna. Ci sono delle cose, una più bella dell'altra, dei musei grandi, dei musei piccoli, dei musei più, diciamo, come dire, più per il grande. Il Museo Ferrari di Modena è qualcosa di assolutamente... Là ti emozioni perché vedi la creatività italiana, eccetera. Però magari giri l'angolo, trovi un museo più bello, per non dir di robe come Ravenna e cose del genere, che lì veramente il concetto di museo a cielo aperto è... No, il nostro è un paese bellissimo, peccato che delle volte, lasciamo perdere, meglio sì, lasciar perdere. Ma forse siamo un po' così, però alla fine siamo il paese più bello del mondo. Sì, questo dà fastidio a parecchi, secondo me, quindi bisogna tornare a stare nel nostro paese. Ricordiamo allora il sito cui ci si può prenotare, no? Vuoi dirlo tu? www.giornatefai.it. Tutto attaccato, sì. giornatefai.it. Lì potete appunto iscrivervi a questi. Quanti sono? Quindi sei appunto? Sette luoghi e otto, cioè sette città e otto. E otto, sì, insomma. Ok, allora io ringrazio Tiziana Sandrinelli, che è il presidente regionale del FAI, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie. E poi dopo noi ci troviamo ogni tanto anche per altre cose. Vi ricordo che venerdì, quindi dopodomani, la puntata di Trieste in diretta è interamente dedicata alla presentazione del più recente volume della Fondazione CR Trieste, della collana di storia dell'arte, che è dedicato a Tullio Crani, quindi parleremo anche di un periodo molto, molto particolare, molto fruttuoso per l'arte italiana. E io vi lascio alla rete, poi al telegiornale alle 19:30, Trieste in diretta torna domani alle 17:30. Grazie a tutti, buon proseguimento. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.